ha inviato la tua bella email ad una label, sei tutto contento, soddisfatto, entusiasta del tuo brano e nessuna risposta. Beh, innanzitutto non buttarti giù, può non dipendere da te, magari è finita nello spam e con tutto quello che uno riceve oggi non è che si va a controllare tutto, magari l'ha ricevuta, l'email è stata letta, però si è dimenticato di te. Beh, non sei al centro dell'universo e quindi qualcuno può anche dimenticarsi di te, può succedere. Oppure la cosa che è effettivamente più probabile è che la persona dall'altra parte non abbia bisogno di te. Le label oggi sono comunque organizzate, si fanno il calendario di qui a 2 mesi, cercano di riempire gli slot e organizzare le uscite il più possibile. Quindi effettivamente magari non c'è uno spazio per un artista sconosciuto che li contatta via email. L'ho visto in studio, è capitato che la persona accanto a me ricevesse delle email mentre stavamo lavorando a un brano. E come funziona? Apri le mail, cancelli tutte le varie pubblicità, promozioni eccetera, ricevi un brano, lo ascolti 2-3 secondi, scorri avanti nel mezzo, dici no vabbè non sono interessato. E la persona accanto a me aveva anche buon cuore di rispondere, cosa che non è per niente scontata. Che voglio dire con questo? Spesso le label invitano ad inviare i propri demo, i propri promo, eccetera, ma non necessariamente hanno bisogno di musica nuova, molto probabile sono già organizzate o hanno chissà quante cose in punta. Ma non è questo un buon motivo per non farlo, perché serve prima di tutto a te. Il tuo brano è compiuto, provi a pubblicarlo, quindi provi a farlo uscire dal computer. Innanzitutto hai quel brivido dell'attesa del feedback, che è una delle emozioni più belle che si possa provare, e poi soprattutto cerchi di dare voce a quella che è la tua creazione. Il fatto che non ti rispondano non ti deve buttare giù, anzi è una cosa piuttosto normale, piuttosto frequente da mettere in conto. Inviare le email serve prima di tutto a te, te per mettere punto ad un progetto e cercare di renderlo pubblico. Può succedere che ci vorrà anche un anno prima che questo succeda, perché devi prima trovare la persona veramente interessata a te. Interessata a te e a non a chiunque altro. Che spesso le email che invii, così guardando su internet, finiscono a persone che non sono interessate a te. Ma non vuol dire che il tuo prodotto non sia buono. Si tratta solo di cercare chi effettivamente può essere interessato a te. Ed è quello che ti invito a fare e ti auguro anche di trovarlo.